Ciao ragazze, eccomi con un altro tutorial. Questo è un trucco super super veloce e super super naturale. È un trucco che io uso moltissimo quando vado di fretta e comunque voglio un look non molto pesante. E questo è l'effetto finale. Se vi piace il trucco, seguite il tutorial. Vi mando un bacio. Ciao e al prossimo! Eccoci qua, io ho già eseguito la mia base, vi metterò tutti i nomi dei prodotti nell'info box sotto il video e ho iniziato con un primer dall'effetto matte su tutto il viso, dopodiché sono andata a correggere eventuali imperfezioni e ad uniformare il colore della palpebra con un correttore in mousse. Ho steso un velo di blush liquido color pesca sulle guance e sopra lo zigomo ho messo un illuminante. Per definire e riempire le mie sopracciglia ho usato invece una matita marrone scuro long lasting. Perché ho eseguito la mia base prima? Non andrò assolutamente ad usare ombretti in polvere sull'occhio, perciò non avrò assolutamente il rischio di fallout, ovvero caduta eccessiva di prodotto sulle guance. Partiamo con una Vibrant Eye Pencil marrone scuro, questa è la numero 603. E la vado a stendere sia sopra la rima superiore che su quella inferiore e molto velocemente la andrò a sfumare con lo sfumino, proprio perché essendo una matita long lasting ha purtroppo il difetto di asciugarsi subito, perciò se si vuole sfumarla bisogna essere molto molto veloci. Comincio in maniera grossolana dall'attaccatura superiore a sfumo. Lo stesso l'altro occhio. Ora con la rima inferiore, solamente dove ci sono le ciglia. Prendo un ombretto in crema, questo è un paint pod della MAC, si chiama Groundwork. Lo stendo col mio fido 217 di MAC. Ne prelevo un po' con il pennello e parto coprendo la riga che abbiamo appena eseguito, quasi a volerla cancellare. Dopodiché ne prendo un altro po' e vado sulla piega dell'occhio e anche un pochino oltre. Come vedete questo ombretto ha un bel color beige molto scuro che va a uniformarsi perfettamente con la pelle. Tra l'altro il fatto di aver applicato sulla palpebra un correttore in crema fa sì proprio che il colore si stenda molto meglio e si vada ad uniformare proprio con il colore del correttore. Faccio lo stesso con l'altro occhio. Come vedete la riga è praticamente quasi cancellata, rimane solo quest'ombra ed è proprio questo l'effetto che vogliamo dargli. E sopra cancellare. Poi saliamo su verso la piega e un pochino oltre. Prendiamo il pennello di taglio, prendiamo sempre un pochino di prodotto e andiamo sotto alla riga inferiore, in maniera grossolana. Lo stesso l'altro occhio.
Come vedete, rimane solo un'ombra della nostra matita. Andiamo con il rimmel, questo è il ciglia finte di Maybelline. Sia sopra che sotto. Vado a spruzzare sul viso un pochino di Fix Plus. Questo farà sì, oltre a aumentare la durata del trucco, anche a dare una rinfrescatina, visto che insomma adesso andiamo incontro alla bella stagione e una rinfrescatina fa sempre piacere. Per quanto riguarda gli occhi abbiamo terminato, ora passerò alle labbra. Io userò semplicemente il Blanket di MAC. Ricordo che il Blankety è un amplified, perciò oltre ad essere molto coprente, è anche estremamente idratante, perciò non necessita assolutamente di gloss ulteriori sopra. E mi piace comunque applicarlo da solo. Bene, questo è il trucco finito. Come vedete è molto molto naturale. Sembra, ecco, quasi di non essere truccate, però effettivamente un pochino di prodotti sono stati usati, non molti. Ecco, questo è l'effetto molto molto naturale. Spero che il video vi sia piaciuto. Un abbraccio e vi aspetto al prossimo.